Che succede? Un messaggio della Freccia Nera. Marco di Monforte è un giovane ventenne con poca esperienza in ambito di guerra, però con tanta voglia di dimostrare il suo valore, il suo coraggio soprattutto, che poi lo contraddistinguerà in tutta la nostra storia, quando i dubbi si insinueranno nella sua testa e da lì comincerà il suo percorso di scoperta della verità. Quindi anche un processo di maturazione rispetto alle cose che gli si proporranno davanti. Padre, io non capisco, sono confuso. Hanno ucciso mio padre. Esce fuori dalle mura, diciamo, familiari e va incontro al mondo. E il mondo è pieno di insidie, di pericoli. Quando uccidi qualcuno, uccidilo e basta. Che vuoi dire? Mai guardarlo negli occhi. Marco di Monforte, mostravi il tuo valore. Ho ucciso i tuoi compagni, uccidimi! Puoi tu voler morire per difendere Raniero? Che cosa significano le tue parole? Non sarò io ad ucciderti. Ora potete cominciare. Giovanna è un personaggio molto bello che mi ha aiutato anche in un momento difficile della mia vita e è una donna piena di forza, piena di coraggio, piena di voglia di vivere, con questo istinto di protezione e questa forza tipicamente maschili. Raramente il mio arco fallisce il suo bersaglio. Posso colpire Raniero di Rottenburgo, il duca di Castelrovo, anche da una lunga distanza. Fatemi scendere in battaglia. Però, allo stesso tempo, è anche molto fragile, molto insicura, molto romantica, con questa voglia di innamorarsi dell'amore, che invece insomma, è un lato molto femminile del suo carattere. Mi hanno insegnato a sognare un mondo dove nessuno viene impiccato e i contadini non muoiono di fame. Tema di questo romanzo, che è un romanzo di formazione di due ragazzi, è in realtà la scoperta della vita da parte di questi due ragazzi che devono necessariamente lottare e confrontarsi con il mondo degli adulti. La Freccia Nera ti dà il benvenuto, Marco. Devo vedere il nobile Altenkirchen. Perché stai cercando Altenkirchen? Voglio farvi vincere questa guerra. Si trovano a percorrere insieme tutta una serie di avventure e fanno sì che entrambi scoprano una parte di se stessi grazie al mondo che l'altro fa scoprire. E questo porterà inevitabilmente ad avvicinarli e anche a farli innamorare. Fidati dell'amore che ho da offrirti. Ma ovviamente le circostanze del mondo che li circonda saranno d'impedimento a questo amore per molto tempo. Uno dei principali impedimenti è proprio dentro loro stessi, una sorta di incantesimo nascosto nella loro primissima infanzia. E quando poi vedremo il film sapremo qual è. Chi è quel giovane al tuo fianco, Raniero di Rottenburg? Si chiama Marco, mio signore. È il giovane che amo come un figlio e che considero il mio unico erede legittimo. Figura interessante di un uomo che non è padre biologico ma che è padrino, cioè che è il patrigno, quindi che ha una sorta di ruolo molto importante nella formazione di questo ragazzo. Formazione guerriera, formazione culturale e formazione politica. Un rapporto molto complicato che cambia valenza, diciamo così, in molte occasioni. Amore sfrenato, odio, competizione
e poi alla fine determinerà anche dei cambiamenti irreversibili nella vita di entrambi. C'è un avvicendarsi continuo di intrighi, di azioni, di situazioni. Durante questa galoppata frenetica, questa ricerca, lui vuole sapere chi ha ammazzato suo padre. Io ero con tuo padre quella sera. Fu allora che giurai vendetta. Fu allora che nacque la freccia nera. Giuro che non sono l'assassino di tuo padre. Mio padre si è ucciso. Scoprirà che anche essa ha perso entrambi i genitori. Quindi hanno questo elemento in comune. Fondamentalmente questa è una storia d'amore. Una storia d'amore bellissima, molto combattuta, però molto romantica, molto pura. La contessa Giovanna Bentivoglio. E voi vorreste fare prigioniera questa contessa, padre? No. Voglio dartela in sposa. Sono tutti preoccupati per la mia incolumità. Beh, anch'io lo sono. Buona fortuna. Attenzione! Da questo momento siete prigionieri della Freccia Nera.